Presidente Passoni, che bilancio possiamo trarre in questa inaugurazione dell'anno giudiziario, tenendo conto dei dati positivi che emergono per quanto riguarda le pratiche? No? Siamo soddisfatti, siamo una piccola pattuglia. Gli anni scorsi avevamo l'ausilio di colleghi dall'esterno che ci davano una mano. Quest'anno, l'anno scorso abbiamo avuto un aiuto molto minore, e nonostante questo, insomma, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo mantenuto e non abbiamo aumentato l'arretrato e soprattutto cerchiamo, speriamo di aver dato delle risposte ai cittadini con un'istruttoria processuale scrupolosa fin dalla fase cautelare, in maniera tale da arrivare, questo è il nostro auspicio, alla decisione finale, una decisione finale ponderata e anche condivisa, che possa evitare appelli, possa evitare conflittualità, e il dato sugli appelli ci conforta anche in questo senso. Spesso si dice che c'è un ricorso eccessivo al Tribunale Amministrativo Regionale, voi da questo punto di vista che sensazione avete? Io penso che la giustizia amministrativa, se si concentra in decisioni ponderate, evitando, cosa che normalmente fa, sicuramente sempre fa, evitando decisioni basate sui numeri, ma decisioni basate sulla ponderazione, riesce anche a conformare l'azione amministrativa e ad evitare per il futuro la necessità di ricorrere al giudice amministrativo. Penso cioè che una motivazione delle sentenze adeguata, frutto di un'istruttoria processuale scrupolosa, sempre tenendo presente l'effettività della giustizia e quindi i tempi contenuti, però questo possa far sì che l'amministrazione, oltre al cittadino, possa avere delle guide non solo per il giudicato, ma anche per casi futuri.